L'anno delle celebrazioni del regista Ingmar Bergman si conclude anche agli European Cinema Night di Budapest, dove è stato proiettato il film Bergman, A Year in Life, della regista e giornalista svedese Jan Magnusson. This is Ingmar Bergman, the world's most iconic film director. Bergman ha aiutato molte generazioni a scoprire sentimenti ed emozioni umane da prospettive diverse. Le nuove generazioni non conoscono bene l'intera sua carriera e tutti i film di Bergman. Questo documentario è perfetto per i giovani che vogliono entrare nel suo mondo. Come per ogni grande artista, il privato e il pubblico si confondono nella ricostruzione di un universo mitico che in Bergman resta saldamente ancorato alla sua infanzia. Nel 1930 era un adolescente che trascorse come studente un periodo in Germania. Fu impressionato da Hitler, sul quale più tardi scrisse qualcosa. Nel film si menziona questo ricordo e anche il fatto che molto dopo il 1945 si rese conto di quello che era realmente successo in Germania. Il documentario si concentra sul 1957, il suo anno più impegnativo. Affrontò sei grandi produzioni, era appena un 38enne, ma aveva sei figli da tre donne diverse. Bergman parla di se stesso in tutti i suoi film. Gli attori sono i suoi strumenti per trasmettere i suoi problemi, dubbi, le paure, ma allo stesso tempo è riuscito a trovare il modo di dirci il caos della sua vita privata, che possiamo riconoscere in noi stessi. Il documentario su Bergman della Magnusson è nominato per un European Film Award come miglior documentario. I vincitori saranno annunciati il 15 dicembre a Siviglia. 57.